Siamo con Eugenio Carlomagno, capolista della lista L'Aquila Città Unita Verdi alle prossime elezioni comunali dell'Aquila, con il progetto L'Aquila Città Aperta che sostiene il candidato sindaco Giorgio De Matteis. Carlomagno, come mai questa unione L'Aquila Città Unita, una formazione che esisteva dal 2007 con un altro progetto politico, e Verdi? Ma innanzitutto i Verdi, questo, cioè il movimento ambientalista più che Verdi, si sta strutturando in liste civiche e quindi era necessario che in questa competizione univamo un'esperienza già comunque consolidata come la lista di Città Unita con la parte non nuova, ma una, diciamo, delle competenze e delle professionalità che vengono dal mondo ambientalista. Si dice, chiaramente lo dicono gli avversari in questa fase di campagna elettorale, il progetto di De Matteis è troppo ampio, troppi estremi, appunto dai Verdi, che al di là del simbolo molti di loro stavano con il centro-sinistra in precedenti tornate, fino al centro-destra, della destra e addirittura di Casa Pound. Insomma, come rispondete? Ma in pratica il sindaco De Matteis è riuscito a mettere Sindaco Salemme, insieme, no, il candidato, no, già sindaco, beh, io scusate. già ho detto sindaco De Matteis, Perfetto. quindi è un auspicio, ma L'ottimismo. siccome ci credo sono convinto che sarà sindaco, è riuscito a mettere insieme la città, cioè la città non guardando la provenienza politica, perché adesso che cosa sta succedendo? Si sono trovati di fronte a uno schieramento ampio di persone, di soggetti che avevano comunque militato in altre situazioni, ma oggi dire destra o di sinistra o di centro mi sembra quasi una, cioè come dire, parliamo di altro. E credo che sia opportuno che in realtà non si guardi più, si guarda ai cittadini e alla persona, perché la città dell'Aquila in questa fase non ha bisogno di quel tipo di politica, la politica dei partiti, la politica che purtroppo stiamo vedendo a livello nazionale e credo anche nel nostro piccolo. Proprio, come dire, arroccata l'oligarchia ancora dei segretari dei partiti, cioè ormai credo che non ne possiamo più. Sono passati 30 anni, io ho vissuto un mondo che era diverso, la politica diversa, e invece adesso c'è solo l'interesse personale. Quindi i partiti si sono rinchiusi a riccio e non c'è più la democrazia nei partiti. Quindi in pratica i cittadini devono riappropriarsi di quello che in realtà era la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Però, sommando assieme tutte queste formazioni, in caso di vittoria ci saranno problemi di governabilità? Ma io non credo, perché noi non stiamo dividendo, Una torta. no, nessuna torta innanzitutto, noi stiamo cercando di far sì che questa amministrazione se ne vada, questo è importante, il primo obiettivo che ci siamo dati è questo, anzi l'obiettivo comune principale, per un motivo, ma non perché ci sono antipatici, perché dopo 3 anni, e io ho vissuto per 3 anni tutte le vicende che ci hanno portato oggi a non fare, a non avere nulla, cioè l'amministrazione si è completamente dimenticata dei cittadini, ha pensato alle loro affermazioni, le loro posizioni personali. Immaginate che Cialente si è dimesso, poi l'hanno tolto, ma poi ci sono persone che sono state con Cialente fino all'altro ieri, oggi fanno delle liste contro Cialente. Noi ci siamo opposti all'amministrazione, non al sindaco Cialente, perché capiamo che il sindaco sì ha una grossa responsabilità, quella di non aver saputo gestire questo movimento e tanto più la propria giunta. Ma noi l'abbiamo reintrodotto nelle assemblee, siamo riusciti a portarlo, ma non capiva che il momento è cambiato, non ci sono più i simboli dei partiti, ci sono i cittadini. Ecco, proprio visto che parlavo di assemblee e di cittadini, dopo il terremoto c'è stato un grosso movimento di comitati all'Aquila, anche lei era alla testa di un comitato, un centro storico da salvare, se non sbaglio. E, al momento adesso, dopo 3 anni quindi di andare al voto, il fronte dei comitati si è diviso tra De Matteis, tra Cialente e nel progetto indipendente Appello per l'Aquila. Secondo lei come si giustifica Ma è questa quello che dicevo frammentazione? prima, cioè che noi non abbiamo guardato all'appartenenza politica. Ci siamo ognuno di noi diretto in candidati sindaci dove crediamo che possano riuscire. Quindi io non demonizzo chi sta con Cialente, chi sta con altre liste. Siamo cittadini che ognuno di noi ha una prospettiva, l'unica prospettiva è quella di ricostruire la Però città. l'unità dei comitati si è persa, secondo Ma lei? più che l'unità dei comitati, credo che erano un'espressione cos'è multiforme della città, quindi non c'era l'intento di fare il comitato. Qualcuno che l'ha fatto poi erroneamente si è candidato da solo, tanto è vero adesso stanno correndo per conto proprio. Invece noi abbiamo fatto in questa creazione una molteplicità di idee, una molteplicità di identità che ci siamo messi insieme. Sì, qualcuno dice ma quello è di destra, di sinistra. Io sono ben felice di avere in questo cammino logicamente doloroso perché la città non è ricostruita, persone diverse da quelle che fino a ieri mi sentivo distanti, ma non perché la città dell'Aquila è unica, non è né di destra né di sinistra.
Oggi è uscito un sondaggio, i dati ufficiali di un sondaggio del Partito Democratico, secondo il quale Cialente è intorno al 45%, De Mazzasi intorno al 31%, Properzi intorno al 13-15%. Beh, Se è credibile, secondo lei, ma Borsellino? il problema non è questo, è che quando si vede che in realtà si sta perdendo quello che era già assicurato l'anno scorso, perché c'era una riduzione quasi unanime, e poi in realtà poi si è visto come è andata a finire. Quest'ultimo anno è stato proprio il degrado complessivamente. Che è successo? Che sono arrivati a questi piccoli mezzi di far finta, 48% Cialente, cioè ma non è vero, perché noi abbiamo un sondaggio vero. Allora, i candidati è De Matteis sta al 31,5 e Cialente sta al 30. Poi ci sono, Properzi sta all'8. Ecco, Grillo avremo delle sorprese. Sul Grillo devo dire lì ci sono delle piccole sorprese, perché oscilla tra il 5 e il 7%. Questo è un vostro sondaggio. Sì, un sondaggio vero, ma non lo difendiamo, perché non si possono fare i sondaggi. Cioè, io non capisco a che titolo loro hanno. Quindi hanno violato la legge mettendo sondaggi falsi. Secondo, non si possono fare i sondaggi. Allora io lo dico questo perché loro, in contrapposizione a quello che dicono loro, noi l'abbiamo fatto veramente. Ma la capacità del sindaco De Matteis qual è? Che ha 80 candidati in più, cioè stiamo correndo in 80 persone in più di quelle che c'ha Cialente. Cialente ha 4 liste, più o meno, due sono finte, e non cito i nomi per correttezza. Fino Però c'è una all'ultimo. lista del PD che è molto forte, però. Sì, ma il PD è un partito, oggi i partiti non prenderanno i voti. Cioè loro non hanno capito che i partiti non prenderanno voti, perché i partiti sono ormai centri di potere. Immaginate, noi abbiamo persone che ci governano questa città da 30 anni, la provincia, assessori e basta, cioè, ma poi non hanno fatto nulla. Io apprezzerei un sindaco, un assessore, un presidente della provincia che ha portato questo. Noi abbiamo sempre protestato, ma noi cittadini abbiamo dovuto protestare, ma loro protestavano contro il governo. Immaginate che Cialente se l'è presa pure con Monti. Con Monti, che forse ha fatto l'unico favore di mandare un signore Barca, e gli ha detto: "Ma andiamo a vedere l'Aquila, perché non succede". Ma Barca mica è venuto perché l'ha chiamato Cialente, perché forse i cittadini hanno sollecitato il governo a dire: "Venite a vedere qui, che qui è tutto fermo". I soldi c'erano, Cialente ha detto per 3 anni che non c'era nulla, piano di ricostruzione non l'ha mai fatto. Ho 13 consulenti a 850 mila euro per questi signori che non doveva fare il piano di ricostruzione, ma aveva i consulenti. Ci sono tutte contraddizioni. Ma l'ultima cosa che voglio dire, immaginate oggi, a un mese dalle elezioni, neanche 20 giorni, stanno facendo dei marciapiedi a San Francesco. Che fanno le strade quando si vota, Bravo, un tormentone. tormentone. Ma la cosa più grave è che stanno demolendo, si doveva demolire, un palazzo al Torrione. Il Torrione è l'unico centro nevralgico di questa città. Allora io devo dire, fate finire le scuole. Perché le scuole sono lì, ci sono 4-5 mila studenti la mattina. Allora immaginate, nel centro nevralgico del traffico, Il demoliscono un cantiere. palazzo. Ci vuole un'ora in più per andare a scuola. Allora che cosa accade? È uno spot elettorale, ma non paga, perché noi dei centri storici, non dico solo del nostro centro storico dell'Aquila, i centri storici delle 64 frazioni sono stati abbandonati. Abbandonati perché non hanno minimamente la visione di che cos'è il centro di una frazione, Certo. il centro di una città. Ultima domanda, come finirà secondo lei il primo turno? Si andrà al ballottaggio? E se si andrà al ballottaggio con De Matteis, come si metterà con Pierluigi Properzi e il centrodestra ufficiale? Ma io non sono il candidato sindaco, credo che sia De Matteis a dover decidere. Credo che sia opportuno ormai capire che Cialente va al ballottaggio, per forza, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, perché non ci sono 8 sindaci. È impensabile. Quando dicono si vince prima, allora 3 mesi fa dicevano vinciamo al primo turno, poi andiamo al ballottaggio. Alla fine che è successo? Che comunque si va al ballottaggio. Si andrà al ballottaggio, De Matteis e Cialente, e poi già non posso dire i risultati perché non li abbiamo visti, ma ci sono voti che sono da una parte e non andranno mai Certamente. dall'altra parte. Grazie. Grazie a voi.